E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo all'undicesimo episodio di Pokémon Smeraldo, andiamo subito! Ed eccoci qua, abbiamo catturato Phoebus ragazzi, quindi... Ciao Ricky, sono Alessandro, un po' di tempo fa ho provato a catturare Flareon, però si è birato che concente delusione. Grazie. Ok, sti cazzi. Allora, andiamo a battere tutti ragazzi, batto tutti. E ci vediamo subito. Ora ragazzi, se parlate con questo, se ricordo vi dà boato. Ok, perfetto, perfetto. Easy. Allora, questa qua è la ragazza che... Cioè la casa che ci ha fermato prima della ragazza... Che cazzo ho detto? Non lo so, però ok. La netta. Oh Ricky, scusa per tutto questo disordine, ma quando sono concentrata sulle mie ricerche finisce sempre così. Che imbarazzo, ti prego di non dirlo in giro, in cambio prendi questa. Bambola Lotad, ragazzi. Va benissimo. Allora, qua andiamo avanti. Clefable, livello 17, attenzione. Allora, qui ragazzi, vediamo un po' chi si trova. Abbiamo trovato Clefable, livello 17. Questo già ce l'ho. Pidgeotto, già ce l'ho, già ce l'ho, già ce l'ho. Lo Pidgeotto ce l'ho. Ok. Vediamo un po', ragazzi. Oh, vi avviso se trovo qualcosa di interessante. Ok. Questo qualcosa di interessante l'abbiamo trovato, ragazzi. L'abbiamo assolutamente trovato. E andiamo a catturarlo. Allora, vediamo un po', ragazzi, se riesco a catturarlo con la Pokéball. Questo Mega Blaziken. No, non ci riesco. Dormi, va bene. Riproviamoci, riproviamoci, riproviamoci. Uno, due. Ho usato la Mega Ball, ragazzi. Vediamo un po' se riesco. Uno, due, tre. Preso! E ecco qua, ragazzi. Blaziken lì sopra e subito in squadra. Andiamo a prenderlo, andiamo a prenderlo, ragazzi. Ragazzi, allenatore Jolteon. Facciamo la lotta Jolteon contro Jolteon, vai. Ci sta, ci sta. Vai con attacco rapido. Ma come fallisce, zio, però? Vai, attacco rapido. Vediamo se riesco a fare un'altra volta attacco rapido che manca 10 di vita, penso. Ok. Perfetto. Mi piacciono troppo le lotte Jolteon contro Jolteon, Jolteon contro Vaporeon, Jolteon contro Co. Intanto proviamo a mettere Blaziken, così livelliamo anche Blaziken, ragazzi. Sto facendo sempre così ogni volta, ogni sfida. Ragazzi, un'altra lotta così fantastica. Flareon contro il signor Jolteon. Un'altra volta. Niente. Vai, tuono shock. Ok. Bracere. Ok, non mi ha tolto niente, è buono. Ma ha bruciato però, che palle. Vai, un altro tuono shock. E penso addio Flareon. Sì, addio Flareon. Mamma mia, che belle queste lotte, raga. Con le evoluzioni dei Eevee, fantastico. Oh, Phoebus livello 18 intanto. Qua Phoebus lo portiamo tipo... Sì, sto facendo sempre così, raga. Facciamo prima Phoebus, poi facciamo Blaziken, non facciamo insieme. E ecco qua, cascate Meteora Ferrugioli per di qui. Attenzione. Chi trova? Bah, che schifo. Ma intanto qua è una Pokéball. Cura totale. Buonissima, buonissima, devo dire. Ok, allora. Attenzione, con questo meteorite su Monte Camino. Non so chi tu sia, ma se metti i bastoni tra le ruote del Altimagma non ti aspettare alcuna misericordia. Un attimo, Altimagma, vi svegli di grosso, pensate di farla franca? Altimagma contro Team Nidro. Ci è venuto a far pisa il Team Nidro, non mi voglio scomodare per liquidarvi tutti. Sorvoliamo per questa volta. Abbiamo il meteorite in Monte Camino che ci aspetta. Ci si ritrova, Mocchi del Team Nidro, Attenzione, attenzione. Ivan, non ci siamo già incontrati al museo dei Selcepoli. Allora ti richiami XRG01. L'ultima volta avevo pensato fossi del Team Magma. Sei un tipo strano. Il Team Magma è una temibile minaccia per tutti noi. Nel tentativo di allargare la terraferma hanno compiuto molti atti distruttivi. Noi del Team Idro amiamo il mare. Il Team Magma è il nostro nemico giurato. Per forza. Capo, dobbiamo stare alle cose del Team Magma. Sì, dobbiamo sbrigarci. Non abbiamo un minuto da perdere. Ok. Va bene. Addio. Stavo un piacere, fratello. Allora, parliamo un po' con questo. Sono un professore e mi chiamo Cosmi. Ho fatto guida... Da guida alle cascate in Meteora.
ad alcuni individui del team Magma, mi hanno imbrogliato e mi hanno anche rubato il mio meteorite. Pazzesco, coglione sei. Poi si è presentato un altro gruppo di depistelli, team Hydro, non ci capisco più nulla. E poi mi chiedo il team Magma. Cosa ci farà con quel meteorite su Monte Camino? Quindi andiamo subito al Monte Camino, ragazzi. Poi siamo tornati qua, ragazzi. Ora dobbiamo rifare tutta questa strada indietro. Quindi, easy mega taglio incredibile. Assurdo! Oh, ah, quindi ora qui si può andare, ragazzi. Attenzione. Andiamo, andiamo, andiamo. La prima è pronta per partire. Vuoi salire, vai. Quindi andiamo al Monte Camino. Oddio, ma che figata, ragazzi. No, vabbè, ma che cazzo di figata. Guarda che figata. Ok. Andiamo. Monte Camino. Ragazzuoli, Monte Camino. Allora, vediamo un po'. Se espando la terraferma ci saranno meno habitat e più meno d'acqua. Creeremo sempre più terraferma. Incredibile, ragazzi. Scontro epico finito male, dice. Ok. Oh, guardate qua, il capo ci sta, ragazzi. Grrrighi, avrei dovuto immaginare di vederti qui. Guarda con i tuoi occhi cosa vogliono fare quei fanatici del Team Magma. Vogliono coinvolgere nel vulcano l'energia del meteorite rubato. Una cosa gen del genere proverà l'eruzione. Non ficcare il naso nei nostri affari. Vogliamo risvegliare qualcosa per il bene di tutti. Quel coso? I meteoriti racchiudono un'enorme energia. Quei noiosi di Team Hydro si intromettono se sempre nei nostri piano. I nostri piani. Noi siamo il team Magma, loro sono il team Hydro. Non sopporto che usino un nome simile al nostro. Noi siamo il team Hydro, loro sono il team Magma. Ma perché usano un nome così strano? Ma ops, il team Magma è in sicurezza, non possiamo tenergli testa. Impareranno a non scherzare col fuoco. Che ride? Che ridere? Non si scherza col fuoco. E questi? Devo battere io? Mi sa di sì. Noi del Team Magma ci impegniamo per il bene di tutti. Se il potere di quel coso creasse altra terra, ci sarebbe più spazio per vivere e tutti sarebbero felici. Se ci fosse più terraferma, potrei avere una casa grande tutta per me. Ma vaffanculo. La costruirei su lava indurita. Ma che stai su Minecraft? Ma questo sta su Minecraft, ragazzi. Questo c'ha un altro mondo, proprio con prospettiva incredibile. C'è qualcosa. Magnemite, Seedot. Ok, livello 20. Attenzione, attenzione. Ok, Phoebus e Venusaur. Phoebus, vabbè, ancora c'ha un po' le mosse così. Noi ci mettiamo Jolteon qua, ragazzi. E poi ci facciamo Foglie Lama. Che Foglie Lama, ragazzi, attacca entrambi, eh. Ecco perché mi piace Venusaur tantissimo in lotta in doppio. E mi piace in lotta in doppio, soprattutto. Mamma mia, ragazzi. Crescita, va bene. Poi ditemi nei commenti se vi sta piacendo questa serie e soprattutto ragazzi ditemi se andando avanti, cioè dopo aver finito Pokémon Smeraldo, volete anche un altro Pokémon oppure un altro gioco, però con il Pokémon farò tipo, intanto qua facciamo così e così, con quel Pokémon ragazzi farò tipo forse mosse diverse oppure farò un po' un Pokémon normalissimo, senza random, senza niente. Quindi, casomai possiamo anche decidere insieme cosa portare. Dai, uccidiamo questo qua. E questa è una lotta importante, ragazzi. Questa è una lotta importante. Questa è una lotta importantissima. Quindi, facciamo azioni. Velo in polvere, vai. Venusaur è confuso. Attenzione, comunque non ci stanno facendo danno, ragazzi. Non è effetto su Seedot. Il veleno non è effetto. Quindi, che cos'è? Vabbè, è andato. Dovrebbe essere acciaio, mi sembra, qualcosa del genere. Se non sbaglio, eh. Ok, Team Magma distrutti. Le recluta, ovviamente, la recluta. Attenzione, non esageriamo con le parole, perché sennò. Ok, un altro del Team Magma qui. E lei chi è, il capo? Il capo, ragazzi. Ma sei in ritardo, il meteorito proveniente dalle cascate di Meteora è già stato consegnato al capo. Sti cazzi, lo distruggo. Distruggo il capo, ragazzi, non mi cambia tanto, non mi. Non mi cambia molto, diciamo. Daewoong. Benissimo, Daewoong, va benissimo. Phoebus. Cambio. Mettiamo Venusaur. Venusaur, ragazzi, da solo se la gestisse benissimo. In doppio. Anche. Anche. Anche.
Perché qua fai parassi insieme. Oh cazzo. Appena detto, ragazzi, se la gestisce benissimo. C'ha botte in testa che penso che mi rompe il culo questo, eh. Devo stare attenti, ragazzi. Vai Zapdos. Ok, non mi toglie niente con Zapdos. Quindi devo usare Zapdos per primo. No, non Venus. Va bene, va bene. A saperlo, ragazzi, cioè. Non facevo morire Venusaur, diciamo. Però, ok, ci sta. È il bello della diretta. Di non sapere nulla, è il bello. Botti in testa. Vai, tuono shock, fratello. Comunque è bello il Team Magma col Pokémon acqua ghiaccio, tipo là. Kiklon, ok, facciamo il cambio sempre solito, ragazzi. Ok. Ho rimesso Zapdos perché era quello che resisteva di più. No, confusione, la odio, ragazzi. Ok, l'ho ucciso con beccata, ragazzi. Nidorino. Prova a mettere un attimo Blaziken, intanto Fibas già sta al 20, ragazzi. Oh, qui ci metto lui. Cazzo. Buono che è bruciato. Raga, comunque Charmeleon è il 29, è il più forte nella squadra, Charmeleon, eh. È il più forte nella squadra. Vai con Graffio. Ok. Ragazzi, Charmeleon è il più forte della squadra, attenzione. E tra poco diventa Charizard, eh. E poi abbiamo soltanto Phoebus come ultima evoluzione. Però secondo me il team così già ci sta, ragazzi, il team così, eh. Già ci potrebbe stare un bel team così. È già bello, secondo me, già un bel team. Ok, abbiamo ucciso Victreebel. Madonna, quanti punti che erano? 600, non ho letto bene, ragazzi. Ok. E ora il capo, ecco qua. L'energia contenuta in meteorite, amplificando la sua energia con questa macchina, l'attività vulcanica del Monte Camino aumenterà esponenzialmente. L'energia nel cratere si farà sempre più intensa e fuu! Max si chiama. Tu chi sei? Ho sentito Ivan lamentarsi di un allenatore in tenera età che voleva intralciare i piani del Team Hydro. Si riferiva a te, credo. E così vuoi intrometterti anche negli affari del Team Mam? Ascoltami bene. Tempo fa tutti gli esseri vivevano e prosperavano sulla Terra. La Terra è importante perché è la culla della vita. Per questo motivo il Team Magma vuole espandere la terraferma. Gli esseri umani e i Pokémon ne trarranno un gran vantaggio. Per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo bisogno di ciò che questa montagna nasconde. Ma perché sto a raccontarti tutto questo? Adesso ti faccio vedere cosa succede a chi si intromette nel nostro piano. Ragazzi! Contro il capo! Contro il capo del Team Magma! Max! È il turno di Golbat! E questa ve la faccio vedere tutta, ragazzi. Non mi interessa. Vai Jolteon! Il mio grande e fedele Jolteon! Super suono! Che palle! Che palle! Ok, attacco Dalla ne ho usato. Ok, Jolteon è confuso, spero che attacchi. Ok, tuono shock, non effetto. Tuono shock non effetto, è di tipo terra, ragazzi, allora. È di tipo terra, ragazzi, vero? Perché se non è effetto è di tipo terra. Ok. Attacco Dalla, mi sa Jolteon ci saluta. Però se è di tipo terra, ragazzi, io farei una cosa. Dov'è Raizzante? Raizzante a Venusaur. Ok. Ok. Però mando in campo Charmeleon. Voglio capire un attimo una cosa. Perché se io faccio un braciere. No, che palle, super suono, ragazzi. Attenzione! Golbat sta per morire. Perfetto, ora io curo il mio bellissimo Charmeleon. Super pozione. Devo comprare super pozione comunque. Ok.
Super pozione anche lui, però lui c'ha, rimane il braciere, quindi godo. Quindi ci siamo, diciamo, curati entrambi. Lui ci usa morso, mi toglie pochissimo, io braciere ancora. Che toglie un bel po', attenzione! Quindi forse è roccia, ragazzi, lui, forse. Vai Charminion, vai Charminion, che ce la puoi fare, signor Charminion. Provo con graffio, ragazzi, perché tanto stavo verso la fine, quindi... Ok, grande Charmeleon. Perfetto. Metagross, ragazzi, attenzione. Metagross è un bel rompipalle, ve lo dico. Braciere, riduttore. Ci ha ucciso il Pokémon più forte. Io metterei Venusaur, sinceramente parlando, ok? E provo a fare parassi insieme, vediamo un po' se... Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, mi è rimasto Zapdos, mi sa perdiamo contro il capo, eh? Ma come fa a essere lui più veloce di me? Ok? Attenzione, Zapdos resiste! Mamma mia, Zapdos! Meno male che l'abbiamo catturato questo cristiano. Meno male che l'abbiamo catturato, ragazzi. E l'ultimo è Swalot. Questo lo odio, mi sta proprio sul cazzo. Amnesia. La lotta più bella del mondo. 1v1, ragazzi, non abbiamo più revitalizzante e più cure, penso. Forse solo un super pozione abbiamo. Ok, beccata, proviamo beccata. Veleno gas, no, ragazzi. No, il veleno no, il veleno no, porca troia. Quanto mi toglie, quanto mi toglie? Non devo perdere tempo, non devo perdere tempo. Fango, ok. Devo spammare di tuono shock, ragazzi. Oddio! Zapdos! Il più forte del mondo! Mamma mia, Zapdos, la caria! Mi noto abbastanza, per questa volta mi ritiro. Sentirei ancora parlare del mamma. Magma, fufu. Anche senza i meteoriti dobbiamo mettere le mani su quella sfera. Ok. E ora viene il team idro, il capo. Ivan, grazie. Ricky, grazie. Con il tuo aiuto siamo riusciti a sventare i piani del team magma. Ma tu da che parte stai, non importa. Resteremo in guardia e continueremo a dare la caccia al team magma. Ci incontreremo ancora. Va bene. Un meteorite è inserito nella macchina misteriosa. Vuoi rimanere un meteorite? Sì. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Oh, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto con la lotta del Team Magma che vuole mettere il meteorite a scoppiare il mondo. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Lasciate like, commentate e condividete il video. E ciao belli!